sono certo che ogni giorno ti imbatti in centinaia se non migliaia di stimoli visivi. Che si tratti di televisione, YouTube o post di Facebook, spesso ti compaiono davanti foto misteriose che in realtà sotto sotto nascondono intricati significati o che cambiano completamente prospettiva. Preparati a rimanere letteralmente scioccato da ciò che stai per vedere. Parlando di natura, dai un'occhiata a questi incredibili colibrì. Non lo trovi affascinante anche tu? Beh, è sicuramente molto affascinante, ma di certo non è un uccello. Esistono infatti alcune piante nel mondo che, viste da una certa prospettiva, danno l'impressione di vedere tutta un'altra cosa. Questo è un fiore che sembra una maestosa colomba bianca pronta a spiccare il volo. Guarda invece quest'altra orchidea che sembra incredibilmente una ballerina. I petali color arancio ricordano braccia e gambe, mentre il petalo bianco sembra un tutù. Ma aspetta, perché non è ancora finita. Questo simpatico fiore sembra invece una scimmietta. È pazzesco, insomma, quante emozioni può regalarci la natura in alcuni casi. In quest'immagine che cosa vedi di preciso? Vedi per caso uno strano animale? Un panda e il cucciolo di questa strana creatura? Se fai attenzione in basso, puoi notare il muso di un panda rivolto verso il terreno. Ma siamo sicuri che quello sia un vero panda? Ciò che sembra stranamente un panda è in realtà una gamba di un formichere gigante. Guarda infatti più da vicino e vedrai il muso sottile, un occhio piccolo e un orecchio destro sopra una zampa. Ciò che non si vede infatti sono i grandi artigli su ciascuna delle loro zampe, che sono arricciate quando il formichere cammina e sono utilizzati durante la ricerca attraverso il formicaio. Che tu sia o meno un fanatico di Donald Trump poco importa, però scommetto che non hai mai fatto caso più di tanto alla strana postura che assume il presidente in alcune foto. La posizione inclinata in avanti di Trump sembra quasi costituire il corpo di un mitologico centauro. Secondo alcuni esperti del linguaggio del corpo, questa inconfortevole postura è risultato delle sue particolari scarpe rialzate. Delle calzature fatte in modo da regalare al presidente un'altezza extra di oltre 6 cm. Decisamente molto sexy le gambe di questa signorina che sta prendendo il sole. Ma siamo sicuri che siano realmente delle gambe? In realtà non proprio. Queste che vedi infatti non sono delle gambe, bensì degli hot dog. E chi l'avrebbe detto? Questo cagnolone non solo è molto carino, ma nasconde una chicca che non tutti riescono a notarla a primo impatto. Tu per caso riesci a vederla? Ti do 3 secondi per pensarci. 1, 2 e 3. Qualcuno in rete ha fatto notare alla proprietaria che sulla fronte del suo inseparabile compagno di viaggio c'è il logo di Batman. Ora però è impossibile non vederlo. Se anche tu hai visto la saga di Twilight, non potrai mica scordarti del furioso lupo Taylor Lautner. Ma Taylor assomiglia di più ad un lupo oppure ad un lama? Secondo molti utenti online, il volto del noto attore ricorderebbe la buffa figura di un paffuto lama. Fammi sapere se anche tu sei d'accordo con questa bizzarra somiglianza e soprattutto se desideri vedere anche una seconda parte di questo video. Io ti saluto e ti do appuntamento a un prossimo video. A presto, ciao!